immaginare che il mio tipo di intervento non ha né competenza per la prima parte né per la seconda del titolo, cioè la medicina e lo sport, anche perché basta guardarmi. E la mia competenza, oltre alla passione a cui si è riferito il dottor Pesare adesso, è la mia militanza di 25 anni con forse la più grande associazione per bambini disabili d'Italia, che ha sede, per chi conoscesse il nord Italia, a Bosisio Parini, Ponte Langro, la casa madre Bosisio Parini. Abbiamo una sorta di grande ospedale di 7 padiglioni, di cui l'ultimo in cui sono stati formati per esempio tutti i fisioterapisti della Lombardia, perché correva l'anno 1946 e questo può essere utile. Quando il professor Berceri dell'Istituto Mesto di Milano, che era di neuropsichiatria infantile, ebbe questa audace idea, e cioè dire: io curo questi bambini, vedrete perché inizio dai bambini, bambini vuol dire bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, ma chi li educa? E coinvolse questo gruppo di donne, interessante perché è un'associazione gestita tutta da donne, è vero che fu un parroco a fondarla, però è gestita tutta da donne, e nel 1946, quando c'era tutto il paese in macerie ed era necessario quindi costruire il paese, e nessuno poteva immaginare che parallelamente, simultaneamente, si potesse servire anche la disabilità, nel 1946 cominciò questa associazione che è data e ha 20 casi in Lombardia, 18 in Veneto, 4 in Puglia e una in Campania. L'ospedale di Bosisio cura tutto l'arco della disabilità fisica e psichica, quindi anche quella psichica, con adesso l'applicazione soprattutto alle scoperte delle nuove malattie. Alcune malattie sono state scoperte anche da loro, perché è un IRCS, quindi un istituto superiore di ricerca di ricovero e cura. E questo ha fatto evidenziare in questa storia, io entro tardi, verso l'85, ha fatto evidenziare in questa struttura dei problemi che col mio occhio, prima di prete, poi adesso di vescovo, domenica sarò con loro, passerò la giornata con loro, andando in un posto, è l'unica devozione che ho tenuto al di là del Ticino, ha evidenziato almeno tre cose che voglio suggerire alla vostra attenzione. La prima è che la prima grande battaglia nei confronti della disabilità è toglierli dalla clandestinità. Non è solo una cosa, un gesto sociale, ma anche un gesto della famiglia. Comporta il superamento della vergogna, in qualche modo del ritenere la disabilità. Allora, peraltro, quando andiamo a leggere i primi testi, la nomenclatura era molto più, diciamo così, adesso lo diremo in modo chiaro, offensiva, no? Dal punto di vista della stessa modo di chiamare queste situazioni, anche perché c'era tutta la disabilità psichica, potete immaginare il down, l'epilessia, tutto questo spettro poi di malattie che con la ricerca genetica sono andate affinandosi. E quindi questa fu la prima battaglia nei confronti delle stesse famiglie, perché la famiglia ha, e cercheremo di ricavare da queste mie piccole osservazioni qualche vantaggio anche per loro, perché la famiglia, soprattutto qui, si divide anche il gesto della donna, nel senso della madre e dell'uomo, ha un duplice atteggiamento diverso. La donna ha un senso di colpa infinito da dover lavorare, parliamo di una disabilità nativa, non di una disabilità acuta successiva al trauma, incidente o quant'altro, no? Ecco,
hanno aiutato a elaborare, insieme alla cura di alto livello, era l'Istituto Pasteur, era massimo della cura della neuropsichiatria infantile, elaborare invece gli aspetti psicologici, umani, io dico antropologici, che riguardavano appunto la prossimità al disabile. A questo proposito ricordo un'espressione di un grande teologo, è interessante la data, nel 1937, in presenza di un teologo tedesco, Bonhoeffer, che muore per mano dei suoi compatrioti 20 giorni prima che arrivassero gli americani a Berlino, perché era stato sospettato del famoso attentato a Hitler, nel 1937, quando vengono emesse le leggi antirazziali, sotto le quali cadevano sia gli ebrei ma anche i disabili. Scrive così: ogni comunità, lui eventualmente evidentemente aggiunge cristiana, ma si può dire ogni comunità civile, deve sapere che non solo i deboli hanno bisogno dei forti, ma che quest'ultimi non possono veramente essere uomini senza i primi. Quindi è una questione di umanità. E questo primo gesto del venire incontro al naturale senso di colpa, perché la madre deve fare il confronto tra il figlio sognato e il figlio venuto, il figlio immaginato e il figlio reale. Questo che è un problema che di fronte alla disabilità del bambino hanno tutte le madri, si riproduce poi in un normale processo educativo, per esempio la madre con la figlia cosiddetta normale, no? A 16 anni, perché la prima cosa che fa sapere a sua madre che non è come la sogna, ma è come vuole essere lei. Quindi questo scarto tra il figlio sognato e il figlio reale è il problema esattamente della madre, mentre il problema del padre è il problema del pensare cosa sarà dopo di noi. Così che l'ultima struttura che abbiamo messo in piedi è esattamente intitolata così, dopo di noi. Si tratta di una struttura perché il problema si pone, immaginate 46, si calcolate 20 anni, 66, 70, quando cominciavano ad arrivare i 18 anni questi ragazzi. E dice, ma adesso voi non ci seguite più. E lì fu l'intuizione di un mio amico, più grande di me, un mio maestro anzi, il quale disse, no, voi non allargate questo, ma mettete in condizioni le famiglie e con esso anche le forze sociali, di rendersi autonomi a gestire i tempi e i luoghi dove questi ragazzi che nel frattempo diventano grandi saranno curati e poi quando non ci sarete più voi, dopo di noi, possono autonomamente H24, cioè 24 ore al giorno per 365 giorni, a trovare un luogo dove abitare, dove sognare, dove impostare la loro vita. Così che si è creata un'associazione, una onlus anzi, si chiama FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni, che prevede di mettere in autonomia le famiglie con i figli. Ecco, allora le tre cose che vi regalo sono queste. La prima, siccome ho sentito anche la professora che è uscito, preferisco usare questa espressione: in fondo chi è sano, il genitore, l'operatore sociale, qui l'operatore sportivo, l'operatore medico, nel modo con cui si relaziona al disabile, sia giovane sia adulto, trasmette un'immagine di sé. La sua relazione trasmette al disabile un'immagine di sé, della quale i due estremi, io lo dico con un esempio un po' paradossale, no? Vedete un giovane normale che ha sulle scarpe del tennis, ti porterò in cima al Monte Rosa, alla Capanna Margherita. Capite che lui vi dice, o questo mi imbroglia, oppure mi sta sfidando a una sfida che è superiore alle mie possibilità, perché alla Capanna Margherita con 5 ore di ghiacciaio, almeno non ce n'era tanto ancora, non si arriva. Ecco, spesso nei confronti della disabilità abbiamo questi due estremi,
fornigli le scarpe del tennis, dire poverino, oppure solo a stimolarlo. E invece dentro una relazione che è interattiva, che è possibile farlo crescere gradualmente e metterlo in condizione, passando dalle scarpe del tennis agli scarponcini, per stare alla nostra metafora, all'allenamento, a fare fiato e quindi poter raggiungere la cima. Per il sano e fatte le debite proporzioni anche per la persona disabile. Ecco, questa prima riflessione è molto importante perché nel nostro modo di relazionarsi noi ridiamo un'immagine di sé. Arriva la persona disabile, dipende da noi perché ci guarda come se fosse in uno specchio, ma lo specchio non è uno specchio passivo, è uno specchio che si trasmette attraverso le parole, se diciamo poverino, oppure prima o poi ti faccio come voglio io. Attenzione, perché tutte le due cose paralizzano per la seconda volta la persona, così abbiamo ben due parati. Sia chi dice poverino, sia chi dice ti farò come ti sogno. Noi ridiamo un'immagine di sé, invece potrà sembrare una parola, ma si può usare anche in termini assolutamente laici, perché essendo io studioso di antropologia ho imparato che noi dobbiamo ridare un'immagine di sé che mette in condizione l'altra persona a partire dalle sue possibilità di dare, non il massimo, una buona prospettiva circa la propria vita e, per esempio, non riguarda solo le due discipline che avete qui rappresentate, la medicina o lo sport, ma io ho un collega che attraverso la musicoterapia riesce a far fare con altri cosiddetti sani un concerto intero di opere piuttosto che di pezzi che riguardano la grande musica, può essere la nona di Beethoven piuttosto che un'altra cosa. Ha usato la musicoterapia per questa cosa. Poi conosciamo molte altre discipline in questa direzione per chi ha abitato un po' questo ambiente. Prima, questa è la prima osservazione, l'immagine di sé è molto importante. Se la droghiamo, se la sottostimiamo, produciamo la seconda parola. Immaginate di fronte a un caso invece di malattia psichica, molto più avanzata, più complessa, eccetera, dove questa cosa passa a un livello che è difficile gestire dentro la relazione, perché il professore che ha appena parlato almeno misurava, almeno ho cercato di capire, misurava almeno la forza cinetica, tutte queste cose, mentre lì sono altre forze che si muovono. La seconda osservazione che faccio riguarda il tema della famiglia, che spesso noi concepiamo le persone come individui e non dentro una rete reale di rapporti. A questo proposito vi dico semplicemente una piccola citazione di un grande autore nostro, qui del nord Italia, di Varese, che ha scritto un bel libro che tutti coloro che lavorano nella disabilità consiglierei di leggere, intitolato Nati due volte. Di Giuseppe Pontiggia, perché lui stesso in casa ha avuto un figlio così. Nel momento centrale del romanzo, quindi si dedica a un tipo di scrittura molto asciutta, molto sorvegliata, appartiene agli autori del Novecento inoltrato, quindi che ha già superato la retorica d'Annunziana, e in questo romanzo a un certo punto è il medico che dice la verità ai genitori a proposito del figlio. Sentite cosa dice. Posso sbagliarmi. Voi dovete vivere giorno per giorno, non dovete pensare ossessivamente al futuro. È molto importante l'avverbio, ossessivamente. Al futuro bisogna pensare. Sarà un'esperienza durissima, eppure non la deprecherete. Ne uscirete migliorati. Questi bambini nascono due volte, ecco il titolo. La spiegazione del titolo, ma si trova a un livello abbastanza avanzato del romanzo.
Devono imparare a vivere in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile, possiamo aggiungere, o che un incidente della vita ha reso più difficile. La seconda nascita dipende da voi, quello che saprete dare. Sono nati due volte, il percorso sarà più tormentato, ma alla fine anche per voi sarà una rinascita. Questa almeno è la mia esperienza, non posso dirvi altro. Al termine del romanzo, non dimentichiamo appunto che il narratore ha avuto un figlio disabile, commenta con una parola lapidaria: grazie a distanza di 30 anni. Dire grazie a distanza di 30 anni non è facile. Ecco, con la famiglia bisogna come dire, gestire questa prossimità che dura nel tempo. Infatti io, per esempio, quando sono arrivato nell'85, vedevo che questi bambini erano già curati al meglio. Possiamo dire che siamo i primi in Europa. E però era necessario star vicino alle famiglie. Difatti ho fondato un movimento per le famiglie. Perché altrimenti anche la cura, o rispettivamente tutti gli altri tipi di intervento, di potenziamento delle, diciamo così, degli spazi di libertà, sia del minore, sia invece poi di chi è adulto, finiscono per non avere quella rete, a meno che di pensare che noi siamo individui immaginati come isole nel deserto, come arcipelaghi, insieme di isole. A meno che uno pensi la società così, è chiaro che la relazione con la famiglia non è una relazione successiva, una specie di contenitore, ma una relazione istitutiva anche della crescita della persona e poi della gestione, e quindi anche a preparare quando viene meno il padre e la madre. E questo è un altro dei momenti decisivi, delicati nella vita, nella parabola di vita di una persona con disabilità. Ecco, questa seconda esperienza per me è importante, potrei raccontarvi tante, molte diverse situazioni. Una è l'immagine della persona disabile, l'altra invece è il tipo di prossimità alle famiglie, sia di coloro che sono emotivamente ed affettivamente implicati, sia poi di chi sta intorno. Per esempio, mai ghettizzare, nel senso che tutto questo movimento delle famiglie non è fatto solo con le famiglie con i figli disabili, ma sempre anche con altre famiglie, che gli fa tanto bene alle altre che hanno i figli cosiddetti normali, vedere come ci si rapporta. C'è uno scambio non verbalizzato, sotterraneo, dentro nel cammino della vita, che è veramente sorprendente. E poi la terza e ultima cosa, e qui ci spostiamo invece nella fase adulta, è la questione del lavoro, che accanto allo sport, accanto a tutte le altre forme di terapia, la musicoterapia, l'ipoterapia, eccetera, è un momento importante. Nella casa famiglia di Como abbiamo la villa donata, dove c'è c'era prima il papà e la mamma di lei, che avendo avuto un figlio disabile che parlava solo col battito delle ciglia, non so se lo conosce il professore, un metodo americano, una specie di album che riusciva a comunicare solo, non c'è un nome, ma io l'ho dimenticato perché i nomi lì all'americano mi mettono sempre un po' di agitazione, bisogna parlare. E cosa ha fatto il papà e la mamma? C'era questo figlio che è morto a 53 anni e poi c'era la sorella. Invece di chiudersi in casa, hanno socializzato la loro situazione e hanno aperto una casa famiglia. Quando il papà ha cominciato a avere i primi acciacchi, la mamma ha trasmesso alla figlia la possibilità di continuare. Adesso siamo già con la figlia, il genero, sono sessantenni, quindi, e hanno già avuto, la madre ha avuto 20 figli, la figlia ha già avuto 25. Accanto c'è un padiglione dove il marito, facendo lavoro, il suo lavoro, che era stampaggio di materie plastiche, la chicco, eccetera, fa l'introduzione al lavoro dei giovani adulti. 3 anni,
consentono ai giovani adulti di inquadrarli in modo tale che essi possono, come sapete, in sicurezza più di 45 dipendenti deve, non so se tutti lo fanno, integrare una figura di un disabile, lui per 3 anni, naturalmente ci vuole una batteria molto ampia di volontari, perché poi il lavoro deve essere finito, e questo consente a di dare a loro uno stipendio significativo, a ciascuno di questi ragazzi, perché è chiaro che se si fa in termini semplicemente così, pietistici, non succede nulla, perché poi dopo lui quando sarà da solo dentro, capite, in un supermercato, voi intuite bene che là, io ho provato a vedermi giù in un supermercato al mare, una ragazza down che la lasciavano andare alla deriva, tra i vari padiglioni, perché l'importante era che non desse fastidio agli altri, tanto dovevano tenersi. Ma capite che un inserimento lavorativo di questo genere non ha alcun senso. B consente di acquisire tutte quelle forme strutturate, per cui arrivavano, timbravano il cartellino, avevano il proprio stipendio, si mettevano l'abito da lavoro e facevano il loro lavoro, eccetera. Questo tema del lavoro, che è per tutti realizzazione del sé, anche per le persone disabili, anche se grandi,